sangria prevede. No, 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 devi ripartire. Scusatemi. La ricetta della sangria prevede una bottiglia di buon vino di colore rosso intenso. Per cortesia, Mirko. Tipo corposo, con gradazione di alcol. Stiamo in Spagna viene usato il Grenache, il Garnacha o il Monastrello, prodotti nella zona della Roca. Ma noi possiamo tranquillamente trovarla con Cornò di Sardegna o Salice Santino Rosso. Però noi abbiamo preferito utilizzare un buon rusticanello rosato. Ok. In aggiunta a tutto quello che avevamo appena. Il rosato è stato veramente su un errore perché doveva essere rosso. Però... Io la preparazione. Sì, una chicca. Oh, e poi hanno aggiunto un po' di buon vino. Oh. Aggiunto un po' di ragazzi, aspetta, scusi. La frutta deve essere ridotta così. Oh, stai facendo? Fa in modo che non si questo. Che non si ingiallisce, l'avevo già detto. Vedi, questa è tutta bella macinata, bella impastata di mani, perché anche le mani hanno il suo sapore e danno una certa particolarità alla ricetta. Soprattutto se viene fatto un movimento di questo. Ma cosa cazzo gli hai messo in questa cosa? C'era qualche pelo. Cristo della Madonna. Se viene fatto un movimento di questo qua, vediamo l'impurità, per Dio. Sì? La sangria viene più buona. Chi li fa tanto, porco. La sangria viene più gustosa. Senti, leva quella pizza della frutta, per cortesia. E allora, aggiungiamo anche un po' di rum. Buon rum, Argia. Bellissimo, gay rum. Sì, sì, un gran rum. Direttamente dalle isole. Cayman. Cayman. Come cazzo l'hai detto direttamente dalle isole? Niente, scherzo. 38% gradazione alcolica. Perfetto, ottimo. Ci siamo. Mi raccomando, il rum deve essere di un colore ambrato. Non deve essere dei sentori di coppole di cazzo. A questo punto cosa faremo? Ma ora le pesche, già abbiamo fatto tutto. Pippo, ma lo zoom dov'è in questo? Stiamo riducendo gli ultimi pezzi di frutta. Pippo, lo zoom non c'è. Allora cominciamo ad aggiungere lo zucchero. Arrivo subito. Mica stasera possiamo fare la macedonia. Abbiamo tutto. Qua gira, che dobbiamo fare? Zucchero. Buon zucchero, fine sugar. Zucchero di gran zucchero, il sud zucchero. Wow. Ok. Poi? Quindi aggiungiamo lo zucchero a tutta questa frutta. E il piatto è pronto, no? No, la minchia è pronta. La cannella che non abbiamo, i chiodi che non abbiamo e il rum. Sì. Dopodiché mescoleremo il vino e metteremo in una brocca di fresco per un paio d'ore. Quindi abbiamo quasi finito. A questo punto, prego notare la professionalità di Fabrizio, lui. No, di Filippo là, qua Filippo. Di Filippo, il quale ha fatto il calcolo delle proporzioni in funzione di quelle che sono le nostre quantità. È molto semplice. Documentiamo. Noi abbiamo preso la proporzione di una pentola, che ha un'altezza di 15 cm, di cui, essendo un cilindro, ha un raggio di 13. Facciamo un'equazione. Facciamola, il calcolo dell'area del cerchio. Ci calcoliamo il volume, facciamo 13 che è il raggio, per 13 che è il raggio. Raggio per raggio, per pi greco sarebbe. Per 15 che è l'altezza, questo è 95,959 cm cubici. Ora... Che cazzo scrivisti? Ora ha fatto una equivalenza. Per sapere quanto. Sappiamo che un decimetro cubico è uguale a un litro. Ecco. Trasformiamo dai centimetri in decimetri, circa 8 decimetri, cioè, uguale a 8 litri ci stanno nella. C'è un'equivalenza. 4 litri sarebbe il vino allora a questo punto, che va nella pentola. No, dove compare? 4. No, quello è X. Per vedere le proporzioni, quanto lo cazzo scrivo. Questa è la proporzione, sì, per sì, sapere quanto. Se capiamo un cazzo, andiamo 0,2. Avanti. Basta, Anne. Che dici, Luca? Ok. Basta con le canne. A questo punto, dove cazzo era qua? Lavare le pesche. Abbiamo fatto. Una arancia e limone, non sbucciare e tagliare a fettine sotto. L'arancia non ce l'abbiamo. Limone. Non sbucciare e tagliare a fettine. Ma che ce n'è? Lo zucchero. Quanto zucchero? Vado di mano. Quanto zucchero? Vado di mano. Lo zucchero è fondamentale per fare salire la gradazione alcolica, per la fermentazione. Sì, cazzo, per me la fermentare da 5 ore. Quello è importante per la fermentazione. Sandro, non dire minchiate. E quanto zucchero dobbiamo mettere a questo punto? Non ci sono quantità qui. Zucchero non ne mettiamo, infatti. Però. Mettiamo dopo? Mettiamo dopo. Dopo metteremo lo zucchero. E allora a questo punto possiamo mettere il rum. Ragazzi, le sigarette? Possiamo mettere i rum. Queste sono le mie sigarette. E quindi quanto cazzo è la sta proporzione? 5 a 1?
5 euro. Quindi 750 5 litri. Vabbè, oh, insomma, tutta questa per 5 litri. No. Andiamo a chiudere, che qua. Qua non c'entra. Eh? Non lo mettere qua, non c'entra. No, no, nell'altra pentola. Sì, ci vediamo più tardi. Sei fashion, tanto. Ci vediamo più tardi. Dobbiamo fare forza di nuovo. Di solito dobbiamo fare due pentole. Ciao.